decesso della 53enne di Colli a Volturno avvenuto al Veneziale, dove la donna era stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'Asrem fa sapere di aver già attivato le procedure interne di approfondimento della vicenda. Inoltre, l'azienda sanitaria della regione Molise ha avviato anche la verifica dei relativi profili clinico-assistenziali che vedono coinvolte le strutture aziendali competenti della direzione medica di presidio, del coordinamento di medicina legale, del risk management e degli affari legali. Al contempo, l'ASREM esprime la propria vicinanza alla famiglia della donna per l'improvviso dolore sopraggiunto. La 53enne era stata operata la mattina del 13 marzo, un intervento programmato di routine alla Colecisti. Tuttavia, nella notte tra il 13 e il 14 marzo, le condizioni cliniche della paziente avrebbero subito un improvviso peggioramento, cosa che avrebbe portato a un secondo intervento chirurgico e al trasferimento della donna presso il reparto di rianimazione della struttura ospedaliera Isernina, qui è poi avvenuto il decesso circa 10 giorni dopo dopo l'intervento nella notte tra il 23 e il 24 marzo. Un epilogo su cui la famiglia della 53enne vuole chiarezza e risposte per capire cosa sia accaduto e proprio per questo motivo è stata presentata denuncia ai carabinieri.